Music never lies. Pierlo, tu lo sai, Pierlo, che noi che siamo sempre in giro per lavoro, per fortuna, per noi, il vero giorno di vacanze è stare a casa a guardare la televisione, no? Telecomando, bang. E allora ti devo dire che sono riuscito finalmente a vedere la seconda serie di Westworld, la seconda serie. La prima serie mi ha sconvolto. Allora, la storia affonda le sue radici negli anni 70, praticamente in sostanza c'è questo villaggio costruito apposta per i ricconi, ambientato nel Far West, dove sono quasi tutti robot, che però non si riconoscono dalle persone vere e interagiscono le persone vere. Finché a un certo punto, come sempre succede nella storia dei robot, parte il bambolone e i robot si ribellano contro gli umani, no? E quindi bisogna trovare il sistema di rimettere tutto a posto. Ecco, Westworld è la versione, diciamo, adattata ad oggi di questo libro di fantascienza fantastico. È stata ripresa da J.J. Abrams. E praticamente Westworld è questo parco della Delos che ha questi incredibili personaggi, bravissimi attori, veramente. Sono rimasto affascinato. Lo sai, io non tornavo a casa a vedere una prima in lingua originale. Ora, perché lo facevano in lingua originale? Per vederlo, capito? Non aspettavo qualche giorno dopo l'italiano, me lo sono voluto vedere subito in contemporanea agli Stati Uniti. Non tornavo a casa a vedere la televisione dai tempi di Arbore, quelli della notte, indietro tutta, va bene? E c'è stata la seconda serie di Westworld, che tra l'altro nel nostro tour precedente, quando siamo stati negli Stati Uniti, in tutti i negozi della TNT, delle linee telefoniche, c'è il simbolo di Westworld, che è questo mega cerchio un po' alla uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, con questo robot in costruzione particolare nel mezzo a questi mega negozi. Vabbè, veramente entrarci dentro, fantastico. Vero. Mi sono emozionato, non mi di nulla. Ho un grande Anthony Hopkins. Iran. In Westworld Anthony Hopkins è un po' l'ideatore, il fondatore di questo Westworld, di questo posto qui, no? Ed è micidiale, ragazzi, c'ha quegli occhi, guarda, veramente lui è una cosa, entra proprio dentro al personaggio, è fantastico, vero? E tutta la storia si svolge andando sempre avanti, ma in realtà più che vai avanti e più che capisci il passato, fino all'ultimo momento in cui l'ultima scena di Westworld in realtà è l'inizio di tutto. No, quindi che cosa stai guardando? Non so capire nulla. Cioè, un trip incredibile. E poi, Pierlo, ti devo parlare di Star Trek. Magari lo faccio un altro giorno. Vorrei essere teletrasportato un giorno, Pierlo. Ciao, Pierlo. Music never lies.